Da lunedì entrerà in vigore il Super Green Pass. Tra le questioni ancora aperte, quella del trasporto pubblico locale e di come saranno effettuati i controlli a bordo dei mezzi. Serena Biondini. Conto alla rovescia per l'entrata in vigore del decreto sul Super Green Pass che rafforza le misure anti-Covid. Da lunedì bar, ristoranti, cinema, teatri e stadi saranno riservati a chi è vaccinato o guarito dal virus, il cui Green Pass viene automaticamente considerato rafforzato o super. Chi ha un Green Pass base, ovvero ottenuto tramite tampone, non potrà entrare ma avrà comunque accesso ai luoghi di lavoro. Sempre da lunedì, anche per salire su autobus e treni regionali sarà obbligatorio il certificato verde. In questo caso però basterà anche quello base. La differenza tra i due tipi di Green Pass verrà rilevata automaticamente dall'app di verifica. Le prefetture annunciano un rafforzamento dei controlli. I controlli riguarderanno in maniera massiccia, anche se a campione naturalmente, gli esercizi pubblici, le stazioni, le fermate degli autobus e in generale i luoghi di aggregazione e dove si concentra maggiormente la movida, soprattutto nei fine settimana. Tra i nodi cruciali l'estensione del Green Pass al trasporto pubblico locale. I ministri Lamorgese e Giovannini stanno definendo proprio in queste ore chi farà i controlli a bordo dei mezzi, mentre i comitati dei genitori hanno scritto a Governo, Commissione Europea e Garante dell'Infanzia per chiedere di esonerare gli studenti da un obbligo che ritengono ingiusto. Ingiusto perché di fatto si impedisce agli studenti di recarsi a scuola e quindi si va a ledere il diritto di frequenza, di libera frequenza alla scuola.